sinner? Would you be the preacher? Would you be my dun-dun-dun-dun? I still got a lot of shit. Salve a tutti ragazzi, sono Piazza, bentornati nel mio canale. Siamo qui quest'oggi con il nuovo video, il nuovo sneak peek, il secondo di questi 14. E Clash of Clans, la Supra sarà provato un attimino a riparare al problema posto ieri per quanto riguarda l'addio del farming, introducendo questa guardia villaggio. Che cos'è la guardia villaggio? Innanzitutto ragazzi, è molto differente dallo scudo. Perché? In primis perché la guardia villaggio ha una funzione che dura dai 15 minuti minimo ad un massimo di 3 ore nelle leghe molto molto alte, quindi lega titano 1. Quindi sono ben differenti. Inoltre si pensa che ci sia un tasto che possa disattivare la guardia di villaggio quando saremo online per perseverarla e tenersela quando riandremo offline. Secondo me non è una brutta cosa. Ovviamente le leghe superiori offriranno più tempo per questa guardia villaggio e adesso andremo a vedere più nel dettaglio quanto tempo vi darà in base alla lega, alla lega appartenente. Allora, chi è in Lega Campione 1 o inferiore avrà 15 minuti di guardia di villaggio quando terminerà lo scudo. In Lega Titano 3 c'è un'ora di guardia di villaggio, in Lega Titano 2 due ore e in Lega Titano 3, scusatemi, Lega Titano 1 e Leggenda ben 3 ore di guardia di villaggio quando termina lo scudo. Ma questa guardia di villaggio come si attiva su Clash of Clans? È possibile attivare la guardia di villaggio in 3 modi. La prima ovviamente gratuitamente appena termina lo scudo e indipendentemente dalla lega di appartenenza, quindi un quarto d'ora se siete sotto la Lega Campione 1. Se si riceve un attacco che infligge meno del 30% di danni, si attiva una guardia di villaggio di 15 minuti per attivare le trappole, gli archi X e le torri infernali. Quindi è una nuova novità appunto per provare a darci del tempo per sistemare eventuali trappole, visto che non ci sarà più lo scudo attivo nel 30, vabbè che non c'è mai stato, però per quanto riguarda appunto il fatto che se ti facciano poca percentuale tu hai 15 minuti per riuscire a rientrare, sistemarti le trappole e procedere con la seconda difesa. Ovviamente si può acquistare tramite gemme, ma solo e soltanto se lo scudo è terminato. Quindi solo se lo scudo è terminato si può acquistare ovviamente tramite gemme questa guardia di villaggio. Quindi sinceramente vi consiglio di non stare a spendere soldi per la guardia di villaggio. Se proprio dovete, compratevi uno scudo, magari se siete nelle leghe molto alte. Però già se siete insomma a lega titano 2 o titano 1, la guardia di villaggio dura ben 3 ore e inoltre potete stopparla e attivarla quando volete. Quindi se riuscite a giostrarvela bene con le ore di scudo che vi tirano via se attaccate, potete rimanere con lo scudo per un bel po' di tempo pur attaccando. Quindi secondo me magari fate due attacchi a Lega Titano, dopo andate offline, attivate lo scudo, cioè la guardia di villaggio. Se studiate bene questa tecnica, rivoluzionerà tantissimo il modo di giocare dei player di Clash of Clans. Secondo me questo qui non è un sneak peek bruttissimo, pensavo molto peggio, ovviamente non mi riguarda principalmente, cioè io avrò 15 minuti di scudo, a meno che quando lo ritornerò a scalare, però per adesso il tutto mi sto maxando. E sarebbe interessante vederlo quando scalerò a Titano, quando riscalerò a Titano, come utilizzare al meglio questa cosa. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, voi cosa ne pensate di questo sneak peek. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento, ovviamente. Iscrivetevi al canale per i prossimi sneak peek, perché ci saranno tutti puntuali. Oggi ho avuto un po' di problemi, poi volevo un attimino informarmi meglio e spero di avervi informato nel miglior modo possibile. Vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici. Mi raccomando, parlatene a scuola, dite: oh mio Dio, Piazza ha fatto un video sulla guardia di villaggio. E lo fate guardare, è tutto qua. Vi invito a seguirmi anche sui social, io sono Andrea Piazza Tino Basso, trovate tutto in descrizione. Da Piazza è tutto, un saluto e ciao!